Si fa presto a dire di voler salvaguardare e valorizzare le aree interne se poi si taglia sui servizi essenziali come quelli del trasporto pubblico. Un gruppetto di cittadini di Montegualtieri di Cermignano hanno manifestato questa mattina sotto la sede della Regione Abruzzo a Pescara contro il taglio dell'unica corsa della tua, l'autolinea regionale, che consentiva ai 500 residenti della frazione, per lo più anziani e donne rimaste vedove con i figli lontani, di raggiungere il piccolo centro di Cermignano, 1500 anime sulle montagne del Terra mano. In quelle zone oggetto di uno spopolamento quasi irreversibile, il trasporto riveste anche e soprattutto un ruolo sociale. Di questo noi ne siamo fermamente convinti e infatti oggi la protesta è anche, anche per questa ragione, cioè è un servizio sociale. È un servizio che i cittadini vogliono, è un servizio che rende questi cittadini ancora vivi e vogliosi di restare in quel paese che ultimamente c'è cioè un calo demografico poroso. Quindi bisogna dare atto a queste persone che rimangono in questi paesi di dare forza e di non privarli di quei minimi servizi essenziali per rendere la loro, la loro vita più vivibile.